Albano e Romina Power indivisibili, la Leciso è ufficialmente fuori dai giochi. Albano e Romina Power sono più uniti che mai. Il concerto di Capodanno li ha riuniti sul palco e, evidentemente, anche nella vita. Sembrerebbe dunque prossimo alla realizzazione il desiderio di tutti i fan di assistere al vero e proprio ritorno di fiamma tra i due coniugi. Ora più che mai è il momento giusto per non perdere la speranza. Visto che l'ex compagna del cantante di Cellino San Marco risulta ufficialmente fuori dai giochi. Dopo 18 anni di tira e molla sembrerebbe che tra Albano e Loredana Leciso non ci sia più storia. La loro relazione era iniziata dopo che tra il cantante e Romina Power era intervenuto il divorzio e, nonostante gli alti bassi, ha significato molto nella vita di entrambi. Da questa unione sono nati anche due figli, Yasmine e Albano e Lunga R, ma i litigi e le difficoltà non hanno permesso alla famiglia di rimanere unita. Il colpo di grazia al rapporto, tuttavia, si dice che sia stato dato dalla ricomparsa di Albano nella vita di Romina. La prima riunione ufficiale dei due artisti risale al 2013, ma all'inizio Loredana non percepiva alcuna minaccia. Soltanto quando si accorse che i due ex avevano ritrovato una grande armonia la Leciso iniziò ad accusare la rivalità che poi la fece definitivamente allontanare. Romina aveva invaso il campo e non c'era più ritorno. Albano e Romina, le schermaglie sul palco. Albano Carrisi e Romina Power, una storia d'amore senza fine. I due cantanti hanno da sempre conquistato il loro pubblico, non solo sul palco. Sono in tantissimi infatti coloro che sperano fermamente che possa presto scoppiare un ritorno di fiamma. In realtà al momento il cantante di Cellino San Marco ha da poco chiuso la sua storia d'amore con Loredana Leciso, madre dei suoi due figli Bido e Yasmine. Chissà però che un giorno non possa davvero riaccendersi la fiamma della passione. I due sono legati dagli anni 80 e c'è chi è pronto a giurare che la storia non sia davvero mai finita. Intanto i due continuano a fare chiacchierare i loro fan. Stavolta la coppia d'oro della musica italiana si è esibita in un concerto a Bolzano il 27 dicembre e i due non hanno perso occasione per stupire i loro seguaci. Alcuni fan hanno condiviso su una delle tante fanpage social un video in cui sembra che i due siano più complici che mai. Non è certo un mistero che Albano e Romina siano una delle coppie più amate di sempre e che in molti non abbiano ancora accettato che i due si siano detti addio. Nel video che i fan sono riusciti a catturare durante il concerto. Sembrerebbe che Romina voglia coprire con la mano la bocca del cantante di Cellino San Marco e che di tutta risposta Albano le sfiori affettuosamente il lato B. Ovviamente le immagini hanno mandato in tilt i loro fan, i quali ancora non si rassegnano all'idea di non vederli più insieme. Ma che allo stesso tempo gioiscono all'idea che i due abbiano ancora voglia di rallegrare i loro fan cantando insieme. Loredana Leciso irriconoscibile, ecco com'è stata beccata. Loredana Leciso ultimamente è molto attiva sui social network, infatti, la showgirl tiene continuamente aggiornati i fan sulla sua vita e sulle sue vacanze. Le ultime foto pubblicate sono proprio quelle delle vacanze trascorse con il cantante Albano. Tuttavia, la Leciso si è resa protagonista di uno scatto a dir poco stupefacente.
la Lecciso passa al lato oscuro. L'ex moglie di Albano Carrisi passa il suo tempo sui social e il selfie postato ultimamente non è passato inosservato. La showgirl, infatti, ha deciso di cambiare look e passare da una chioma bionda platino ad un castano cenere. I fan, sempre molto attenti, hanno notato subito il cambiamento, il quale sembra essere stato apprezzato. Una pioggia di like e commenti positivi, infatti, ha invaso il profilo della Lecciso. Loredana Lecciso, la gonna è troppo corta e il web si infiamma. Loredana Lecciso ha fatto infiammare il web con uno scatto molto sensuale. La showgirl salentina ha indossato una gonna un po' troppo corta, che lascia poco o niente all'immaginazione. L'ex compagna di Albano, che pare abbia deciso di dedicarsi ad una nuova attività lavorativa, ha voluto fare degli auguri di buon anno molto seducenti ai suoi fan. La sensualissima Loredana ha lasciato le centinaia di follower che la seguono sul suo profilo Instagram ufficiale sconvolti. La foto postata dalla showgirl ha destato stupore, ma ha affascinato i fan. Numerosi complimenti e migliaia di like in pochi secondi. E ad esprimere l'approvazione verso lo scatto, non solo gli uomini, ma anche le donne. Che con un pizzico d'invidia non possono fare a meno di notare le forme perfette e le gambe toniche. Lo scatto super sensuale che manda in delirio il web. Loredana Lecciso si è immortalata in un autoscatto davvero sensuale. Super sexy, con un vestito molto corto e attillato. Gambe lunghe e seno in bella mostra. Chissà se Albano sarà stata geloso e i due hanno trascorso infatti il Natale insieme, e questo aveva indotto in tanti a pensare ad un ipotetico ritorno di fiamma. Tanto che i più attenti avevano notato una reazione strana nella rivale in amore di Loredana, Romina Power, ex moglie del cantante di Cellino San Marco. Intanto Loredana Lecciso accende l'atmosfera sul web. E il post non passa inosservato e a chi le chiede come ha faccia a tenersi sempre così in forma, la showgirl risponde con ironia, un segreto, Photoshop. Albano, Natale con la Lecciso, ma poi vola da Romina. Albano sceglie ancora una volta Romina. Il cantante di Cellino San Marco ha infatti trascorso il Natale con la Lecciso, poco dopo però ha deciso di raggiungere la Power. Qualche tempo fa il cantante pugliese aveva espresso un desiderio. Trascorrere le feste natalizie in compagnia delle donne più importanti della sua vita, Romina e Loredana. Mentre la Lecciso si era detta disposta a raggiungere la tenuta Carrisi, la Power non si è mostrata altrettanto convinta a deporre le armi. Il risultato? Loredana è arrivata a Cellino San Marco per festeggiare il Natale con Albano, ma poco dopo l'artista ha raggiunto l'ex moglie. Pochi giorni fa la Lecciso aveva augurato buone feste ai fan con una foto molto particolare, uno scatto che la ritraeva felice e sorridente insieme ad Albano. Ma soprattutto a Yasmin e Bido, i figli nati dalla relazione con l'artista pugliese. Lo scatto, realizzato a Cellino San Marco, luogo del cuore di Carrisi.
raccontava un Natale celebrato in famiglia e un riavvicinamento fra i due ex, dopo una storia durata più di 18 anni. Romina aveva deciso di disertare il cenone a casa di Albano, volando in Austria. Dove aveva passato il 24 e il 25 dicembre in compagnia di alcuni amici e del suo amato cagnolino. Una vera e propria fuga dalle tenute carrisi, forse per evitare un incontro spiacevole con Loredana, con cui in passato ci sono stati forti attriti e accuse reciproche. Solo un anno fa infatti, proprio a causa della vicinanza con Romina, la Leciso abbandonava Cellino per rifugiarsi a Pavia, dal fratello, pronta ad annunciare la rottura con Albano, con cui si è esibito nel corso di un concerto evento a cui hanno partecipato centinaia di fan. Ancora una volta dunque Albano si è diviso fra le donne della sua vita. Da una parte Loredana, dall'altra Romina, senza scegliere definitivamente nessuna delle due,